Una Ferrari Sport che vince non è una novità assoluta, ma ritornare sul gradino più alto del podio alle 24 ore di Daytona ha un sapore fantastico. Sugli scudi della celebre corsa endurance americana, a 10 anni di distanza dall'ultima volta, la 296 GT3 ha trionfato nella classe GTD Pro, quella che include piloti professionisti e gentleman, con la vettura numero 62 del team Risi Competizione, dopo aver completato 733 giri. La 296 GT3 è l'evoluzione sportiva di una supercar che a Safe Drive TV piace moltissimo. Si chiama 296 GTS ed è la versione con il tettuccio apribile. Una spider a dir poco affascinante, uscita dalla matita di Flavio Manzoni, capo del centro stile Ferrari, che da ogni centimetro quadrato della carrozzeria sprizza energia e fascino. Lo stile è minimalista raffinato, i parafanghi muscolosi, il lunotto verticale con sotto un mega terminale di scarico a trapezio. La 296 GTS utilizza un gruppo propulsore ibrido. Il nuovo 6 cilindri a V di 120 gradi ha una cilindrata di 2.992 centimetri cubici, offre 663 cavalli di potenza ed è accoppiato a un motore elettrico in grado di erogare ulteriori 167 cavalli. Le dimensioni compatte, lunghezza 457 cm, larghezza 196, altezza 119 e l'introduzione di innovativi sistemi di controllo dinamico, nonché un'aerodinamica meticolosamente perfezionata, assicurano a chi si mette al volante di rimanere immediatamente colpito dalla sua sorprendente agilità e reattività ai comandi. L'RHT, cioè il tetto rigido retrattile, impiega solo 14 secondi per ritirarsi o dispiegarsi a velocità fino a 45 km orari e garantisce un notevole comfort agli occupanti. Con il tetto aperto presenta un design elegante e sportivo, mentre con il tetto chiuso la silhouette rimane molto simile a quella della 296 GTB, la versione coupé. Quando il tetto è aperto, la cabina e il ponte posteriore sono separati da uno schermo posteriore in vetro, regolabile in altezza, che garantisce una protezione ottimale ai due passeggeri anche alle alte velocità. Le prestazioni della 296 GTS sono stratosferiche: 2,2 secondi per lo 0-100 km all'ora, 330 km di velocità massima, percorre 15 km con un litro di verde ed emette 150 grammi di CO2 al chilometro come una vettura media. Il prezzo è da clienti molto abbienti, 330.000 euro. E si può avere di più. La versione assetto Fiorano è destinata a chi vuole pilotare sui circuiti al sicuro e con vie di fuga. Assetto e sospensioni sono studiati per dare il massimo in pista e fanno aggiungere al listino 32.940 euro.